Si intitola molto ironicamente Amelia la strega che Amalia and Friends, il personalissimo percorso che i Marcido Marcidoris e famosa Mimosa sviluppano nella vita e nelle opere di tre poetesse le cui esistenze sono state invece in realtà segnate da destini infelicissimi come Amelia Rosselli, Emily Dickinson e Sylvia Plath. Lo spettacolo, che lo scorso giugno aveva aperto il Festival delle Colline Torinesi, inaugura martedì 14 la stagione di Marcido Film, la piccola ma accoglientissima sede torinese di questa storica compagnia guidata dal regista Marco Isidori e dalla scenografa, Daniela Dalcin. Martedì 14 e mercoledì 15 alla Triennale Teatro dell'Arte di Milano arriva Silfidarium, il nuovo spettacolo del collettivo cinetico diretto dalla geniale coreografa Francesca Pennini, che ribalta beffardamente tutte le convenzioni del balletto classico. La Pennini parte da un emblema del repertorio romantico, la Sylphide, sostituendo via via le scarpette da punta e i tutù con dei passamontagna, con dei leggings argentati, con dei kilt scozzesi. Infine Enzo Vetrano e Stefano Randisi rendono omaggio a 4 anni dalla morte a Franco Scaldati, il grande autore e attore palermitano, creatore di una lingua poetica potente e misteriosa. Al Teatro India di Roma, da martedì 14 a domenica 19, va in scena Ombre Folli e da martedì 21 a domenica 26 il classico e ormai collaudatissimo Totò e Vicè. Altre notizie, altre informazioni le potete trovare come al solito se volete nella versione scritta dei consigli. Buon divertimento, buon teatro a voi tutti.